aspetti il tifo della squadra, insomma chi è nato in quel momento, c'erano le televisioni, c'era il 90° minuto che in realtà era un tempo, è un tempo di una partita, non si sapeva neanche qual era, c'era la domenica sportiva, per cui si finiva chi era appassionato di calcio di essere abbonato di entrambe le squadre per poterle andare a vedere. E è stato bello perché ho letto proprio delle dichiarazioni di tanti tifosi della Roma, di tanti giocatori della Roma che hanno detto che era un voluto da tutti, anche da chi tifava per l'altra squadra. C'era un rapporto personale molto buono, e poi soprattutto grazie a Michele Plastino ci siamo visti per una vita a commentare il calcio, ma solo il calcio e tante altre cose in quella trasmissione pionieristica, che poi se tu vai a guardare i grandi della conduzione televisiva nascono da lì, una fucina in quello senso, però Vincenzo è stato uno dei primi a dismettere i panni del calciatore ed essere molto apprezzato, anche perché mi sembra che lo faceva in modo elegante ma anche critico. Una bellissima persona, ha abbracciato tanto i figli. Non c'è stato mai spazio per la vita di vedere un nuovo da Vincenzo, quale può essere stato? Guarda, io già faccio fatica a rispondere alle cose che riguardano il Comitato Olimpico, quindi sulle federazioni non lo so. Non lo so, sinceramente non lo so. Anche perché poi insomma le persone che sono state a capo dell'organismo sportivo del calcio ce ne sono succedute tanto. Non so veramente come cosa rispondere. Però mi sembra che anche a livello tecnico, diciamo, ha avuto questo tipo di considerazioni.